السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي متتبعي قناة التعليمية، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي نهار جديد. كما كتشوفوا معايا على الصورة، لأن إن شاء الله غنشوفوا استعراض ديال الطائرات، الطائرات الحربية كما كتشوفوا على الصورة. خليكم مع الفيديو وبغيتكم تشوفوا فيه. بالنسبة للجداد ما تنساوش تابوناو في لاشين. Durante la quale siamo riusciti a distinguere il casco bianco del pilota mentre veniva spinto fuori dall'abitacolo del suo velivolo da una forza pari a circa 3 volte il suo peso. Pony 10 che, mantenendosi basso sull'orignare, il triangolo inverso della pattuglia acrobatica nazionale che sale su in verticale, mezzo looping, trasformazione a rombo al cocktail, il solista cavalcando i fumi bianchi della formazione principale si inserisce dal basso nella spettacolare apertura dell'Arizona. Manovra storica del programma acrobatico delle frecce tricolori dedicata al luogo di ritrovo dei primi pianti per un altro spettacolare incrocio. Idol cloche alla pancia e sale su in verticale con il fumo bianco puntando dritto verso il cielo. In questo momento sta leggendo la velocità in diminuzione sul suo anemometro e sale, sale fino a fermare ed invertire il moto della lancetta nel suo altimetro. Ti lascia poi cadere all'interno dei suoi stessi fumi, questa caduta controllata durante la quale le superfici aerodinamiche riprendono efficienza. Signore e signori, questa era la scampanata di Pony numero 10. Positiva la manovra, quarto fattore di carico del repertorio di Pony numero 10 in questo momento a bordo dell'FB339. Tutto sta pesando circa 7 volte il suo peso mentre chiude questi 360 gradi di tirata, un cerchio perfetto sul mare di Jesolo. Poi un lato negativo meno 3G per una differenza in valore assoluto di circa 10G. Pony 10 che si arrampica alla nostra destra, smaltisce la sua velocità rimanendo in zona, ma noi andiamo a cercare i 9 velivoli della formazione principale alla nostra destra, leggermente alle nostre spalle, e con la prossima manovra ci presenteremo negativa meno 3G durante la quale siamo riusciti a distinguere il casco bianco del pilota mentre veniva spinto fuori dall'abitacolo del suo velivolo da una forza pari a circa 3 volte il suo peso. Pony 10 che, mantenendosi basso sull'orignare, il triangolo inverso della pattuglia acrobatica nazionale che sale su in verticale, mezzo looping, trasformazione a rombo al cocktail, il solista cavalcando i fumi bianchi della formazione principale si inserisce dal basso nella spettacolare apertura dell'Arizona. Manovra storica del programma acrobatico delle frecce tricolori dedicata al luogo di ritrovo dei primi pianti per un altro spettacolare incrocio. Idol cloche alla pancia e sale su in verticale con il fumo bianco puntando dritto verso il cielo. In questo momento sta leggendo la velocità in diminuzione sul suo anemometro e sale, sale fino a fermare ed invertire il moto della lancetta nel suo altimetro. Ti lascia poi cadere all'interno dei suoi stessi fumi, questa caduta controllata durante la quale le superfici aerodinamiche riprendono efficienza. Signore e signori, questa era la scampanata di Pony numero 10. Il valore assoluto di circa 10G. Pony 10 che si arrampica alla nostra destra, smaltisce la sua velocità rimanendo in zona, ma noi andiamo a cercare i 9 velivoli della formazione principale alla nostra destra, leggermente alle nostre spalle, e con la prossima manovra ci presenterà la manovra 4 fattore di carico del repertorio di Pony numero 10 in questo momento a bordo dell'FB339. Tutto sta pesando circa 7 volte il suo peso mentre chiude questi 360 gradi di tirata, un cerchio perfetto sul mare di Jesolo. Poi un lato negativo meno 3G per una differenza in valore assoluto di circa 10G. Pony 10 che si arrampica alla nostra destra, smaltisce la sua velocità rimanendo in zona, ma noi andiamo a cercare i 9 velivoli della formazione principale alla nostra destra, leggermente alle nostre spalle, e con la prossima manovra ci presenterà negativa meno 3G
durante la quale siamo riusciti a distinguere il casco bianco del pilota mentre veniva spinto fuori dall'abitacolo del suo velivolo da una forza pari a circa 3 volte il suo peso. Pony 10 che, mantenendosi basso sull'orignare, il triangolo inverso della pattuglia acrobatica nazionale che sale su in verticale, mezzo looping, trasformazione a rombo al top, e il solista cavalcando i fumi bianchi della formazione principale si inserisce dal basso nella spettacolare apertura dell'Arizona. Manovra storica del programma acrobatico delle frecce tricolori dedicata al luogo di ritrovo dei primi pionti per un altro spettacolare incrocio. Idol cloche alla pancia e sale su in verticale con il fumo bianco portando dritto verso il cielo. In questo momento sta leggendo la velocità in diminuzione sul suo anemometro e sale fino a fermare ed invertire il moto della lancetta nel suo altimetro. Ti lascia poi cadere all'interno dei suoi stessi fumi, questa caduta controllata durante la quale le superfici aerodinamiche riprendono efficienza. Signore e signori, questa era la scampanata di Pony numero 10. Negativa almeno 3G durante la quale siamo riusciti a distinguere il casco bianco del pilota mentre veniva spinto fuori dall'abitacolo del suo velivolo da una forza pari a circa 3 volte il suo peso. Pony 10 che, mantenendosi basso sull'orignare, il triangolo inverso della pattuglia acrobatica nazionale che sale su in verticale, mezzo looping, trasformazione a rombo al top, e il solista cavalcando i fumi bianchi della formazione principale si inserisce dal basso nella spettacolare apertura dell'Arizona. Manovra storica del programma acrobatico delle frecce tricolori dedicata al luogo di ritrovo dei primi pionti per un altro spettacolare incrocio. Idol cloche alla pancia e sale su in verticale con il fumo bianco portando dritto verso il cielo. In questo momento sta leggendo la velocità in diminuzione sul suo anemometro e sale fino a fermare ed invertire il moto della lancetta nel suo altimetro. Ti lascia poi cadere all'interno dei suoi stessi fumi, questa caduta controllata durante la quale le superfici aerodinamiche riprendono efficienza. Signore e signori, questa era la scampanata di Pony numero 10. Negativa almeno 3G durante la quale siamo riusciti a distinguere il casco bianco del pilota mentre veniva spinto fuori dall'abitacolo del suo velivolo da una forza pari a circa 3 volte il suo peso. Pony 10 che, mantenendosi basso sull'orignare, il triangolo inverso della pattuglia acrobatica nazionale che sale su in verticale, mezzo looping, trasformazione a rombo al top, e il solista cavalcando i fumi bianchi della formazione principale si inserisce dal basso nella spettacolare apertura dell'Arizona. Manovra storica del programma acrobatico delle frecce tricolori dedicata al luogo di ritrovo dei primi pionti per un altro spettacolare incrocio. Idol cloche alla pancia e sale su in verticale con il fumo bianco portando dritto verso il cielo. In questo momento sta leggendo la velocità in diminuzione sul suo anemometro e sale fino a fermare ed invertire il moto della lancetta nel suo altimetro. Ti lascia poi cadere all'interno dei suoi stessi fumi, questa caduta controllata durante la quale le superfici aerodinamiche riprendono efficienza. Signore e signori, questa era la scampanata di Pony numero 10. Positiva la manovra, quarto fattore di carico del repertorio di Pony numero 10 in questo momento a bordo dell'MB339, tutto sta pesando circa 7 volte il suo peso mentre chiude questi 360 gradi di tirata, un cerchio perfetto sul mare di Jesolo, poi un lato negativo meno 3G per una differenza in valore assoluto di circa 10G. Pony 10 che si arrampica alla nostra destra, smaltisce
la sua velocità rimanendo in zona, ma noi andiamo a cercare i 9 velivoli della formazione principale alla nostra destra, leggermente alle nostre spalle, con la prossima manovra ci presenterà negativa almeno 3G, durante la quale siamo riusciti a distinguere il casco bianco del pilota mentre veniva spinto fuori dall'abitacolo del suo velivolo da una forza pari a circa 3 volte il suo peso. Pony 10 che, mantenendosi basso sull'orignare, il triangolo inverso della pattuglia acrobatica nazionale che sale su in verticale, mezzo looping, trasformazione a rombo al top, e il solista cavalcando i fumi bianchi della formazione principale si inserisce dal basso nella spettacolare apertura dell'Arizona. Manovra storica del programma acrobatico delle frecce tricolori, dedicata al luogo di ritrovo dei primi pionti per un altro spettacolare incrocio. Idol cloche alla pancia e sale su in verticale con il fumo bianco puntando dritto verso il cielo. In questo momento sta leggendo la velocità in diminuzione sul suo anemometro e sale fino a fermare ed invertire il moto della lancetta nel suo altimetro. Si lascia poi cadere all'interno dei suoi stessi fumi, questa caduta controllata durante la quale le superfici aerodinamiche riprendono efficienza. Signore e signori, questa era la scampanata di Pony numero 10. Negativa almeno 3G, durante la quale siamo riusciti a distinguere il casco bianco del pilota mentre veniva spinto fuori dall'abitacolo del suo velivolo da una forza pari a circa 3 volte il suo peso. Pony 10 che, mantenendosi basso sull'orignare, il triangolo inverso della pattuglia acrobatica nazionale che sale su in verticale, mezzo looping, trasformazione a rombo al top, e il solista cavalcando i fumi bianchi della formazione principale si inserisce dal basso nella spettacolare apertura dell'Arizona. Manovra storica del programma acrobatico delle frecce tricolori, dedicata al luogo di ritrovo dei primi pionti per un altro spettacolare incrocio. Idol cloche alla pancia e sale su in verticale con il fumo bianco puntando dritto verso il cielo. In questo momento sta leggendo la velocità in diminuzione sul suo anemometro e sale fino a fermare ed invertire il moto della lancetta nel suo altimetro. Si lascia poi cadere all'interno dei suoi stessi fumi, questa caduta controllata durante la quale le superfici aerodinamiche riprendono efficienza. Signore e signori, questa era la scampanata di Pony numero 10. Negativa almeno 3G, durante la quale siamo riusciti a distinguere il casco bianco del pilota mentre veniva spinto fuori dall'abitacolo del suo velivolo da una forza pari a circa 3 volte il suo peso. Pony 10 che, mantenendosi basso sull'orignare, il triangolo inverso della pattuglia acrobatica nazionale che sale su in verticale, mezzo looping, trasformazione a rombo al top, e il solista cavalcando i fumi bianchi della formazione principale si inserisce dal basso nella spettacolare apertura dell'Arizona. Manovra storica del programma acrobatico delle frecce tricolori, dedicata al luogo di ritrovo dei primi pionti per un altro spettacolare incrocio. Idol